Si è svolta a Balestrino, nelle antiche scuderie del Marchese del Carretto, la presentazione del progetto Vivi Paese, un progetto che vedrà coinvolti 7 comuni dell'entroterra savonese con eventi musicali, racconti, folklore, accolti nei più bei luoghi di interesse storico e ambientale. Gli eventi prenderanno il via il 7 agosto a Vendone per poi concludersi l'8 settembre a Ortovero, passando per Balestrino, Sassello, Altare, Zuccherello e Mallare. È un format che si chiama Vivi Paese, quest'anno saranno 7 serate, sette serate che gireranno per il nostro entroterra, abbracciandolo un po' tutto. Sarà l'occasione per raccontare le storie della nostra terra, raccontare l'economia, raccontare ciò che nella nostra terra è avvenuto e spesso le esperienze di emigrazione che dalla nostra terra sono partite per il resto del mondo, portando insieme a loro anche la cultura, l'artigianato, i saperi di quella terra. Quindi sarà un'occasione per ascoltare ritmi non solo nostri, non solo delle nostre terre e storie non solo delle nostre terre, ma storie che arrivano da terre lontane. Sette serate che cominceranno domani da Vendone e si concluderanno fra un mese, l'8 a Ortovero. L'8 di settembre chiuderemo ad Ortovero con i Nudalfin. Chiuderemo Vivi Paese riagganciandoci alla rassegna dell'anno scorso, a Fabbriche in Concerto, raccontando di nuovo le storie di lavoro raccontate con la musica popolare. Turismo e cultura, un connubio vincente per il territorio della provincia di Savona. Quest'anno l'assessorato alla cultura e al turismo ha deciso di organizzare una serie di eventi in collaborazione con la Fondazione De Mari e la Camera di Commercio di Savona per valorizzare e mettere in rilievo quello che sono le tipicità di alcuni territori del nostro entroterra. Oggi più che mai c'è bisogno comunque di un rilancio sia dal punto di vista storico che culturale anche dei piccoli centri dell'entroterra. I paesi come il nostro che una volta erano comunque centri importanti perché storicamente comunque hanno fatto la storia della Liguria, oggi sono un po' dimenticati a favore poi di comuni diciamo più grandi e rivieraschi. C'è bisogno appunto di puntare sulla cultura e su una riscoperta dal punto di vista ambientale e paesaggistico e questo si deve fare comunque in un sistema di comuni. Non si può comunque far turismo da soli, bisogna comunque renderci conto che il turismo che oggi cercano le persone che vengono in Liguria è un turismo comunque itinerante anche dell'entroterra.